Il termine genere è stato utilizzato per la prima volta nel 1975 da Dale Rubin per rappresentare l'idea secondo la quale le disuguaglianze tra uomini e donne dipendono non da fattori biologici ma da fattori culturali. In altre parole, le disuguaglianze sono dei prodotti culturali, delle costruzioni culturali che non dipendono dalle differenze di tipo biologico. Di qui deriva il termine sesso, che invece sta a distinguere i corpi sessuati, quindi l'essere maschi o femmine. Dalla distinzione genere e sesso sono venute fuori due teorie. La teoria sulle differenze sessuali e la teoria sulle differenze di genere. La teoria sulle differenze sessuali è maturata nell'ambito di alcune discipline come la neurobiologia, la genetica, la psicologia, e queste teorie si fondano sull'idea che l'esistenza degli uomini e delle donne dipende proprio dall'essere maschi o femmine. Cioè, facciamo un esempio, la capacità di cura delle donne, secondo la teoria delle differenze sessuali, non è qualcosa di appreso, ma qualcosa di innato. Perché le donne partoriscono, allattano, si prendono cura dei figli, quindi è naturale che si prendano cura degli altri, che abbiano delle particolari capacità di cura che poi devono mettere in atto anche nella vita sociale. Quindi le donne, secondo queste teorie, sono più predisposte professionalmente a svolgere attività di cura rispetto agli uomini, proprio perché, appunto, biologicamente danno la vita, sono corpi che danno la vita. Secondo la teoria invece delle differenze di genere, l'essere maschio o femmine dipende, e la capacità di cura dipende dalla società in cui si vive. Dagli apprendimenti anche che si sono acquisiti. La donna ha avuto sempre il compito di prendersi cura e in questo continuo prendersi cura dell'altro, a partire dai piccoli nati, ha acquisito determinate capacità relazionali, ad esempio, ma sono capacità appunto che non sono innate, ma sono state acquisite quindi nel corso del tempo, di generazione in generazione. E quindi l'essere capaci di prendersi cura degli altri non è una questione innata, ma una questione appunto di cultura, dipende da quanto la società all'interno della quale le donne hanno vissuto e vivono, hanno suggerito l'apprendimento di determinate competenze e quindi anche di determinati comportamenti. Dalle teorie sulla differenza di genere scaturisce l'educazione di genere e la pedagogia di genere. L'educazione di genere fa riferimento a tutti quei modelli di comportamento riguardanti appunto il vissuto di genere che sono acquisiti nei contesti formalmente, intenzionalmente educativi, come ad esempio la scuola o anche la famiglia. Per pedagogia di genere invece intendiamo la riflessione che viene condotta sui modelli
che vengono trasmessi appunto dalle istituzioni. In particolar modo la pedagogia di genere riflette sui modelli impliciti di, utilizzati da alcune figure che sono importanti nella formazione, dall'insegnante appunto ai genitori, e quindi riflette sulle, i modelli impliciti, su come, seppure in maniera involontaria, gli adulti trasmettono modelli di comportamento che sono attribuiti agli uomini, specificamente maschili dunque, oppure alle donne, quindi specificamente femminili.